Grazie mille. In pratica, la domanda per la quale chiedo l'aiuto della signorina Wilson riguarda il concetto di aspettativa ridotta contro l'affermazione dei diritti civili degli studenti. Insomma, quali sono i criteri per valutare una violazione della privacy? Io La privacy è un diritto civile. credo di sì. Magari la legge non ne è così sicura. Se io perquisissi la sua cattedra, penserebbe che la sua privacy è stata violata? Sì, certamente. Quindi, Una considerazione personale non è una prova. nel caso del New Jersey, l'insegnante ha accusato la ragazza in base a una sua considerazione. Quello si chiama ragionevole sospetto. È sufficiente alla polizia per perquisire un'auto. Occorre definire ragionevole. Questo è un compito della corte. In realtà quello che importa sono le persone. Se si conformano all'idea che noi abbiamo di loro. Non è così semplice. Niente lo è mai. Voleva vedermi? Volevo parlare con te del tuo tema, Luz. A che proposito? Immagino che tu abbia parlato con tua Non madre. ho il risultato, come posso averne parlato con mia madre? Beh, volevo solo dire che dopo averlo letto ho delle perplessità sulle tue affermazioni. Quelle non erano mie. Come, scusa? Le affermazioni erano di Franz Fanon. Me ne rendo conto. Il compito era di scrivere in sua voce. Pensa davvero che io creda in quella roba? Beh, non lo so. Se non ti conoscessi, Luz, sarebbe ragionevole per me leggere quel tema e Ma lei concludere. mi conosce? Senta, mi dispiace se l'ho spaventata. Volevo solo fare un buon lavoro, mi creda. Certo, E hai fatto un buon lavoro. lo capisco. Cosa capisci? Capisco che se qualcuno che ha imparato a sparare prima di guidare scrive cose del genere potrebbe fare paura, ma spero che lei mi conosca meglio di così, signorina Wilson. Mi piace pensarlo, Luz. Quante volte devo dirti di no? Smettila di comportarti come un ragazzino. Stiamo lavando delle fottute auto, di che cazzo Ehi, che diavolo parli? Andiamo, lo sai bene, nessun evento legato alla squadra. Ma stanno solo lavando! Te lo Non abbiamo già voglio discutere spiegato. con lei per un Calmi, lavoro di auto che dovete problema stare ha la calmi. squadra. Sono Coach solo Riff, delle è colpa auto. mia, Non è successo ho invitato io Deshaun. Non mi niente. È sono reso assurdo, conto di amico. violare i termini dell'accordo con la scuola. Le dispiace se parliamo di un compito prima che vada via? Ok, ma fai in fretta. Grazie. È ridicolo, fratello. Mi dispiace, amico. Che si fotta quel pezzo di merda! Quel negro ce l'ha con me, fratello, dal primo giorno! Già, ci distruggeranno sulla distanza senza di te, lo sai. Cori corre di merda, amico. A meno che non c'è una fighetta che lo aspetta al traguardo. Non lo so, bello, se è come quella fighetta di sua sorella ti lascia il segno a vita. Così ho sentito. Che succede tra te e Mike Jeffs? Ti ho visto insieme a lui e ai suoi amici l'altro giorno. Non sapevo che li frequentassi. Non lo so. Insomma, non sono un futuro premio Nobel, lo sai. Non bisogna essere un premio Nobel per sapere che Mike Jeffs porta guai. Perché te la fai con quella Io. gente? Hai rotto il cazzo, falla finita, sto bene. Che c'è? Ho anche i pantaloni troppo bassi. Devo tirarmeli su se voglio combinare Ehi, non qualcosa. volevo. Negro, non venire qui a farmi una predica di Mi merda. dispiace, bro. Andiamo, amico, non so se sei stato così distratto dalla Wilson e dagli altri figli di puttana che ti succhiano il cazzo 24 ore al giorno, ma io sono fottuto ormai. È finita. Se ci pensi, quante volte hai fumato con me, Luz? Quante volte sei venuto nel mio covo a sballarti? Bella Wilson ha trovato l'erba nel mio armadietto e ora sono fuori dalla squadra e ho perso la mia borsa di studio. Perché me e non te, amico? Rispondimi, perché me e non te? Beh, io Non non lo lo so. sai, sai esattamente di che cazzo sto parlando. Vogliono che tu sia un vincente. Altrimenti la loro stronzata che rimboccarsi le maniche paga non reggerebbe. E quindi ripeto, perché darmi da fare? Basta avere un solo Obama, giusto? Non l'ho chiesto io, amico. Oh, non lo hai chiesto tu, giura. Quindi vuoi fare a cambio? Già, credo proprio di no. Deshaun! Voglio sistemare le cose. Sono venuto qui
In America, in questa scuola, e ho trovato me stesso. La prima volta mia madre non riusciva a pronunciare il mio nome. Provava continuamente a mettere l'accento sulla sillaba giusta, ma non ci riusciva. Così mio padre suggerì di cambiarmi il nome. Scelsero Luz e mi è venuto in mente mentre pensavo a cosa dire stasera. E ho capito quanto sia fortunato ad essere americano. Perché qui ho potuto ricominciare. Ridefinire me stesso. Qui possiamo essere chi scegliamo, qui. Che Luz, di fatto, si è scusato. Dove eri ieri sera? Cosa? Ho subito un atto vandalico. Aspetti un secondo. Dove sei stato da quando sei uscito da scuola a quando sono tornata a casa? Ero fuori. Un momento. Dove? Sbaglio, dove? Sta accusando mio figlio di un reato. Signori, di sicuro sta per essere. Perché se è così, se mio figlio è accusato di un reato, voglio un avvocato. Papà, va tutto bene. La sorella di questa donna, okay. La sorella di questa donna ha avuto un grave attacco psicotico in pubblico. Okay. Come sa che non sia lei la responsabile? Mia sorella non lo farebbe mai. E nemmeno mio figlio. Va bene, ok, stiamo tutti calmi. Luz, ci puoi dare una mano? Puoi dirci dove sei stato dopo la scuola ieri? Non mi va di dirlo. Dove eri? Con degli amici. Quali? Visto, sta mentendo, dai. Harriet. Preside Towson, posso dirle dov'ero, ma non voglio mettere nei guai altre persone. Rispetto la discrezione. Ma, Luz, tua madre, tuo padre, la signorina Wilson, io... Vogliamo capire che sta succedendo, ok? E se sai qualcosa che possa aiutarci a scoprirlo, farai meglio a dircelo. È imbarazzante per me. Non ci posso credere. Harriet. Coraggio, Luz. Non dite a nessuno che ve lo sto mostrando. Sto tradendo la loro fiducia. Sì, come va? Oh, cavolo! Sì. Non voglio che finiscano nei guai. Nessuno finirà nei guai, ok? Siete dei bravi ragazzi, lo sappiamo tutti. Questa è una stronzata. Ehi, Harriet, scusate. Harriet. Mi prendi in giro? Io e Deshaun abbiamo fatto una colletta per i fiori. Deshaun? Che c'è? Niente. Sono allergica. Questo non va bene, Luz. Voglio solo parlare. Beh, questo non va bene. È orribile. Ti hanno mai chiamato così? No. Per questo sei sempre così soddisfatto di te stesso. Cosa intende dire? Sei arrabbiato perché ti hanno messo in una scatola. Lei mi ci ha messo. No, io ti ho protetto. Ma non Deshaun. Dopo che lo ha denunciato, lei è venuta a parlare con me, con Cory e tutti gli altri atleti neri della squadra. E ha detto, è vostro sacrosanto dovere non essere mai degli stereotipi. Guardate Luz. Siate come Luz. Sì. E ricordo che tutti mi hanno guardato. Non erano invidiosi.
Quello che volevano era capire come avessi fatto a farcela. Io riuscivo solo a pensare a Deshaun. Lui aveva solo quella borsa di studio in atletica e lei gliel'ha portata via, perché non ero io. Sì. Perché? Perché per ogni Deshaun Nix a cui non do il mio sostegno, c'è un Luz Edgar a cui posso arrivare. Bella stronzata! Perché dobbiamo essere perfetti per essere accettati? Perché questa è la nostra vita! No, è lei che è così avida di approvazione che dimora se stessa per ottenerla! L'approvazione di chi? Lei che le dice? Di tutti quelli che le hanno fatto credere che un nero non è mai abbastanza. Ma io non ho bisogno della sua approvazione. Non diventerò il simbolo di qualcuno solo per farlo sentire meglio. Tu ancora non capisci. Non ci arrivi. Non si tratta solamente di te, né solamente di me. L'America ti ha messo in una scatola. Ed è stretta e sporca e non puoi muoverti. Ma indovina un po'. Peggio per te. Ci stiamo dentro tutti insieme, che ti piaccia o no. Ed entra davvero pochissima luce a illuminare quel buio pesto. Alcune persone la ricevono, altre persone no. Ma non spetta a lei decidere chi la riceve e chi no. Ma certo, hai ragione, spetta a te. Spetta a te. Dopotutto, chi hai usato per le tue piccole commissioni mentre eri impegnato a crearti un alibi? Non è la stessa cosa. No. Oh. Hai molto da imparare, piccolo uomo. E ora porta il culo fuori dalla mia casa. Fuori dalla mia casa! Salve a tutti. Ringrazio il preside Towson per avermi dato questa opportunità. È molto importante per me parlare a tutti voi della mia storia, che mi dicono sia unica, anche se a me sembra abbastanza normale. Sono stato molto fortunato ad avere due genitori fantastici, che quando mi hanno visto a 7 anni non si sono spaventati. O se l'hanno fatto sono stati così bravi da nasconderlo, perché per quanto mi ricordi mi hanno cresciuto dandomi solo amore. Sono venuto qui, in America, in questa scuola, e ho trovato me stesso. La prima volta mia madre non riusciva a pronunciare il mio nome. Provava continuamente a mettere l'accento sulla sillaba giusta, ma non ci riusciva, così mio padre suggerì di cambiarmi nome. E mi misero Luz, un nome pieno di significato, perché mia madre diceva che c'era un piccolo raggio di luce che brillava dentro di me, se solo potesse spazzare via l'oscurità di quei primi 7 anni. Tutto questo mi è venuto in mente mentre pensavo a cosa dire stasera. E allora ho capito quanto sia fortunato ad essere americano. Perché qui ho avuto la possibilità di ricominciare. Qui possiamo essere chi siamo e siamo accettati nonostante i nostri difetti. Qui possiamo raccontare la nostra storia. Questa è la mia. Quando mi hanno detto il mio nuovo nome, stavo ancora imparando la lingua. Così l'ho paragonato alla parola Luz, L-O-O-S-E. Che definisce qualcosa di mobile, che non si può facilmente fissare in un posto, che non si può fermare.